Ciao, buongiorno, bentornati sul mio canale con questa nuova videocamera e sono contentissima, spero si veda bene, che le immagini siano nitide e oggi video specialissimo in compagnia di Marina Rasumashka Beauty. Un bacio a lei grandissimo e un bacio a voi, ovviamente. Video in cui vi parliamo dei nostri prodotti preferiti del periodo, prodotti wow, prodotti top. Ce ne sono parecchi di prodotti da mostrarvi, quindi state pronti dopo la sigla e fin da ora vi invito a iscrivervi al canale attivando la campanella e lasciando un like. Sigla! Ora, da dove partiamo? Partiamo da che cosa? Partiamo dai capelli. Allora, per quanto riguarda i capelli, vi avevo parlato in uno degli ultimi video che vi lascio qui di questo shampoo e balsamo che ho terminato, ma che non è più presente in gamma di Balea. Questo era il cocco, era molto pratico e comodo da viaggio perché sopra avevate lo shampoo e nella parte sottostante il balsamo. L'ho terminato, lo vedrete appunto nei prodotti finiti, ma adesso è uscita una nuova versione che è questa di Balea, sempre ovviamente Sweet Melon, che sarebbe appunto l'anguria, quindi Watermelon, sempre con shampoo da un lato e balsamo dall'altro. Non l'ho ancora provato, però insomma ve lo volevo far vedere, lo porto via proprio oggi, quindi andremo al mare. Per quanto riguarda i capelli, vi voglio parlare di altri due prodotti che ho già utilizzato, che fanno parte della stessa linea di Bio Boutique La Rosa Carina e sono Zuccherino. Abbiamo il balsamo che mi è piaciuto tantissimo, quindi viene definito come un balsamo lenitivo, perché comunque per chi ha una cute soprattutto particolarmente sensibile è indicato e quindi mi piace tanto. Capelli delicati, comunque è un balsamo fantastico. Poi amo io i balsami in tubo e sono pratici da tenere in doccia e anche da portarsi via. Questo anche è bello grande, formato generoso. E poi sempre della linea Zuccherino l'acqua profumata per corpo e capelli, a me piace tantissimo anche sui capelli. E adesso sono uscite le novità cookie, quindi biscotto, questo è zucchero filato, non ve l'ho detto, ma forse si intuisce. Sono carinissimi i pack e sono dei prodotti molto efficaci, secondo me, molto belli, insomma, fatti bene, formulati bene. Non ve lo dico mai, ma sono comunque made in Italy, sono senza parabeni, senza coloranti, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, per quanto riguarda il corpo, vado veloce perché di questi prodotti vi ho già parlato negli ultimi video. Ne utilizzo anche altre, ma questa crema corpo è fantastica, Bath & Body Works. Se non avete il negozio vicino, perché anch'io non ce l'ho, dovrei andare a Milano o ad Arese, vendono online, quindi c'è lo shop online per fortuna. E questa è una body lotion, quindi molto leggera, però molto idratante. Contiene acido ialuronico, quindi è la versione più leggera della mia crema preferita, sempre di Bath & Body Works, che però contiene burro di karité, quindi ha un'azione più nutriente. Invece questa è leggerissima e io l'ho utilizzata generosamente, anche come dopo sole. Ora in realtà ho messo nella borsa mare un vero dopo sole, cioè un che è quello di SVR, e poi mi porto anche quello, ma poi vi farò vedere la borsa mare e quello, il gel d'aloe di Diego Dalla Palma, perché se prendiamo tanto sole mi piace anche mettere l'aloe. L'altro prodotto corpo che amo tantissimo, ma non solo in questa stagione, ovviamente, è la crema piedi, ha un'azione riparatrice, ovviamente ha un'azione anche nutriente. Dico da lì, questa è fantastica, così come la crema maniche, appunto ormai ho finito. Sono prodotti eccezionali proprio per avere piedi belli, riparati, nutriti e non so a voi, ma io i piedi secchi anche in estate, sarà il sole, sarà, non lo so, comunque assolutamente top. Per
quanto riguarda il viso, vi parlo di un detergente che sto utilizzando tantissimo, penso anche Marina. Che è il Molecular, questo sono arrivata qui, quindi insomma sono già a buon punto. Molecular Face Cleanser, qua lo vedo in controluce, di Lab Care. Questa è un'azione illuminante, è un detergente particolare perché va lasciato agire, ve l'ho già detto un'altra volta, 1-2 minuti. Quindi voi lo stendete, lo lasciate agire perché vedrete poi un prima e dopo notevole, quindi una bella azione sulla pelle, quindi illumina tantissimo, idrata, affina la grana della pelle e rende veramente una pelle radiosa, in abbinato ovviamente al suo siero della stessa linea che non si può vivere senza. Contengono tantissimi attivi antiossidanti, utili in questa stagione, quindi utilizziamoli. È una routine anti-age, quindi questo va assolutamente detto, antiossidante e glow, astaxantina e tantissimi altri attivi come ormai Lab Care ci ha abituati. Comunque dietro trovate scritto tutto, insomma, come utilizzarlo al meglio e top. Abbiamo un codice sconto su Lab Care che ve lo lascio, mi sembra che sia Sara 10. Comunque trovate tutte le info anche qua sotto in descrizione. E trovate sempre tutti i codici sconto attivi. Poi passiamo al viso. Per quanto riguarda il viso, devo dire che ho una gran bella selezione di prodotti perché è sicuramente, l'ho messo qui in questa scatola, è sicuramente una categoria, ma anche il corpo lo curo molto, sicuramente sì. Vi farò vedere poi altri prodotti che sto provando, quindi non li ho inseriti per questo motivo. Allora, io direi di partire assolutamente dall'SPF, dall'importanza della protezione solare, ma non solo adesso, sempre tutto l'anno. Io sono diventata brava con il tempo negli ultimi anni. Prima no, non, assolutamente no, in inverno intendo, autunno-inverno assolutamente no. Ora sì, e devo dire che i risultati si vedono e li vedrete ancora di più col passare degli anni, perché purtroppo il sole invecchia, c'è niente da fare. Il sole ci piace stare lì, abbronzarci, prendere un po' quel colorino sano, che poi ci rende sicuramente anche più belle, però dobbiamo proteggerci. Io ho finito questo, ma ho già il backup, lo sapete, l'ho già messo nella borsa mare. Di Clarins è stata una vera scoperta. Mi piace tantissimo, leggero, ve l'ho già detto, morbido, scorrevole, si scioglie proprio, si scioglie sulla pelle. E ora proverò quello nuovo e questo top. E poi devo dire che mi piace tanto anche questo di Ava, non so se l'avete mai provato, è il Perfecting Moisturizing Lotion SPF 50, ha un'azione idratante. Di Ava sto provando anche tanti altri prodotti di cui vi voglio assolutamente parlare e come potete percepire, spero che si veda bene con la nuova videocamera. È proprio leggero come piace a noi, quindi ha un'azione idratante. Quindi ecco, per le pelli molto miste o grasse forse no, però sapete cosa? È opaco, cioè non so se lo vedete, non lascia la pelle troppo, insomma, unta o luminosa. È davvero fantastico, secondo me, a me piace tantissimo. Poi parliamo di occhi, di contorno occhi che va curato tantissimo in questo periodo e soprattutto cercate di portare occhiali da sole, quindi mi raccomando, gli occhiali da sole già sono importantissimi, poi io li porto anche a gennaio, vabbè, ma io sono una, diciamo che è un accessorio che mi piace tanto. Per quanto riguarda il contorno occhi, ho due prodotti bomba. Ne avrei di più ovviamente, ma farò il video anche sulle creme, i sieri, insomma la cura della zona perioculare, che sono questi due. Abbiamo il Clarins che mi piace tantissimo,
tantissimo, così come il suo siero. È una linea che amo moltissimo e questo è il Double Serum Eye. E ha questa caratteristica di avere due tipi di formule, ve le faccio vedere quando premete. È un po' come il siero, vedete, c'è la parte più idratante, diciamo così, la parte più lipidica, però non è grasso, non è pesante, anzi, è un siero meraviglioso. Questo viene proprio denominato siero, quindi non va utilizzato da solo, anche se probabilmente in estate può anche bastare, ok? Davvero piacevole. E l'altro, ve ne ho parlato ultimamente, è questo di Lancôme, che mi ha sorpreso, proprio un'azione distensiva dei tratti, levigante, e questo si chiama Rénergie Yeux, scritto. Qua è un po' il pack è particolarissimo, ma soprattutto non è che si noti molto le scritte. Quello che conta sono gli attivi in esso contenuti, che sono tutti gli attivi più efficaci nella stagione estiva, soprattutto. Quindi abbiamo l'niacinamide, abbiamo l'acido ialuronico, la vitamina C. Ha un pack davvero elegante e sofisticato, e anche questo, come potete vedere, si assomigliano molto, non a caso ve li ho fatti vedere entrambi. Straordinario, se lo trovate, io vi lascio qua sotto tutti i link, se lo trovate in offerta fateci un pensierino. Poi andiamo avanti, una essence pazzesca. Ora sto provando, anzi devo ancora provarla, non è vero, no? La sto provando, quella nuova di Estée Lauder che ho comprato per colpa di una di voi. Comunque adesso parliamo di questa che è pazzesca. L'ho presa nella taglia un po' più piccola, che è un po' più economica, diciamo, anche se economica non è la parola giusta. Questa si chiama Micro Essence e fa davvero la differenza. Già di per sé la Essence fa davvero la differenza. Questo si chiama Treatment Lotion with Bioferment. Ha la capacità di, quindi prende un po' ispirazione dalla skincare coreana. È meraviglioso. Ripara la pelle, ma non solo, rinforza la barriera cutanea. E questo, insomma, merita moltissimo davvero. Poi un altro prodotto che a volte mi dimentico di parlarvi, con l'SPF, molto economico, ma soprattutto due in uno, perché abbiamo sia la crema viso sia l'SPF, è questo della linea di L'Oréal Bright Reveal. Questa è una crema idratante antimacchie con l'SPF 50, quindi direi di approfittarne con l'utilizzo, insomma, di comprarla. E devo dire, ragazze, che anche questa mi piace moltissimo, leggerissima. Questa contiene la niacinamide, che ha quindi questa grande capacità di andare a uniformare l'incarnato e sicuramente a renderlo più omogeneo, e funziona molto bene, così come il suo siero. Anche il siero l'ho portato perché devo dire mi piace tantissimo. Fatemi sapere se l'avete provata questa linea. Altri sieri che sto apprezzando e che trovo fantastici, veramente fantastici, sono questo, che di cui vi ho già parlato tante volte, di Alverde alla vitamina C, molto liquido, molto leggero, si assorbe molto velocemente. Questo che mi piace da impazzire, non l'ho ancora portato a termine, ma lo farò. Questo è coreano, è del brand, mi sembra Beauty of Jason, si sì, dovrebbe essere questo, e lo ricomprerò sicuramente perché, vedete, se lo sto finendo, è stupendo. Questo è un siero glow, quindi sapete che poi vado a ricercare più o meno sempre le stesse cose. Infatti si chiama Glow Serum con propoli e niacinamide, ma va una novità, bellissimo, bellissimo, ma ve ne ho già parlato. E per ultimo un siero lenitivo riparatore, che comunque dopo una giornata al sole ci sta,
È perfetto, io lo amo, l'ho già ricomprato, già il secondo, e so che anche voi lo amate, di Geomar. Lo trovate ad esempio da Tigotà, è un siero viso lenitivo riparatore fantastico, fantastico. Anche questo assolutamente da avere. Poi un siero alla vitamina C, questo è sempre coreano, della linea del brand IU Care Bright Side Up, con appunto vitamina C. Questo lo devo, insomma, lo sto utilizzando, lo devo portare a termine, stavo per dire, proprio perché l'ho aperto l'anno scorso. E termino con una mist straordinaria e una crema viso che so che amate in molte, che è Fenomena. Ha cambiato il pack, se l'avete visto, ed è un liquid face cream perfetto per l'estate, da utilizzare anche come doposole. Perché ripara tantissimo la pelle dai danni causati dal sole, ma anche dall'inquinamento, insomma, dai raggi comunque UV, rimpolpa ed è una crema fantastica. E poi abbiamo la mist di Laneige che adoro, ma io adoro tutte le miste, ma questa mi piace tantissimo di Laneige, questa anche questa è coreana, Cream Skin Mist, anche questa lattiginosa. Va proprio a reidratare la pelle dopo, ad esempio, una giornata di sole, rinfresca e lenisce tantissimo. Termino con un prodotto che io amo tantissimo, questa di Current Body. Sapete che la utilizzo tanto e devo dire che i risultati si notano. Questa è la LED Light Therapy Mask. Appunto, ve ne ho già parlato, è in assoluto una maschera che ha dimostrato proprio di migliorare la pelle, di rinnovarla, di ringiovanirla, perché va a agire proprio con attraverso la luce rossa e quella infrarossa per migliorare proprio e minimizzare i segni dell'invecchiamento, quindi assolutamente consigliatissima. Questo è tutto, ringrazio Marina come sempre per questo video insieme, ma ne faremo un altro, piccolo spoiler, ne vedrete presto un altro, penso tra qualche settimana. Vi abbraccio, vi invito ovviamente a lasciare un commento qua sotto, così in modo da poterci scambiare un po' le opinioni, insomma, salutarci, insomma, le solite cose. Vi abbraccio e vi auguro un buon fine settimana.